dire che effettivamente rimaneva fuori da questa prevenzione e quindi perché no? Molto d'accordo, non mi sento di giudicare perché sono scelte troppo personali. Indubbiamente lo si fa prima per i propri figli e poi per il resto della comunità, come dicevo appunto, di questa fascia di età, però non mi sento di giudicare perché le paure sono tante e io non sono stata esule da questo. Ci proviamo a dare il nostro contributo e quindi credo che sia giusto e che sia anche un dovere civico. I dubbi sono normali ed è giusto che ci siano, però sono assolutamente convinto di quello che ho fatto, della nostra scelta, anche perché ho parlato con loro e loro mi hanno dato il loro consenso. Io, anzi, in classe noi parliamo della vaccinazione e ci consigliamo di vaccinarsi. Questo è il nostro discorso principale, ecco, in questi tempi. Oggi ho fatto il vaccino, avevo anche un po' d'ansia, ma quella c'è sempre. E consiglio a tutti di vaccinarsi perché non fa niente. Tutto bene, poi mio padre mi ha incoraggiato e ho cambiato idea, me lo sono fatto. L'ho fatto comunque per la mia sicurezza. Ho detto a tutti che il vaccino serve per la loro sicurezza e che non fa niente ed è più sicuro se lo fanno perché c'è più percentuale di rischio di ammalarsi. Invece se ti vaccini c'è meno percentuale che ti ammali. Noi abbiamo già fatto circa 80 bambini, credo che stamattina ce ne sono 180 più quelli nel pomeriggio. In tutto abbiamo già 500 e passa prenotazioni, che mi pare un dato abbastanza confortante. Speriamo nei prossimi giorni, soprattutto perché nei prossimi giorni non c'è la scuola. Oggi siamo stati un po' limitati dal fatto che i bambini vanno a scuola. Ci aspettiamo più gente nel pomeriggio e soprattutto con le vacanze scolastiche.